Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non lo sapete. Ci conosciamo, se non ci conosciamo, con un haul dei saldi. Primo round di saldi che ho accumulato un po' qua e un po' là. Sia negozi sia online, negozi fisici sia online. Uno dei primi dovrebbe essere questo qui, che è The Zenis. The Zenis fa sempre il 50%. Tre volte da The Zenis ho preso cose sia in saldo sia in vino. Ho preso questi leggings, che li avevo presi anche neri. L'altra variante era questa qui, non mi ricordo se è Principe di Galles, potrebbe essere, non lo so. Se lo sapete scrivetelo nei commenti. Sono quelli dritti, comodissimi. Io ce l'ho neri, sono comodissimi. Li ho presi anche in questa fantasia e li ho pagati, invece che 19,99 ho pagati 9,99, quindi sono regalatissimi. Infatti non vedevo l'ora di fare il video per utilizzarli. Poi sempre da The Zenis, sempre in saldo, ho preso questi calzini che ormai ho in tutte le fantasie. Li ho presi questo bordeaux. Li ho pagati invece che 3,99, 1,99, 2 euro, perché non è a metà prezzo. Li ho presi così e azzurri. Dovrei riprendere i bianchi, ma non li trovo più bianchi. Ce l'avevo, ma li ho distrutti. Poi, sempre a metà prezzo, ho preso una delle mie maglie preferite di The Zenis. L'ho pagata, invece che 10 l'ho pagata 5 euro, 4,99. Questa con lo scollo rotondo e tutti i fiorellini. Tutta sul sito, mi piaceva un sacco e l'ho presa, mi piaceva troppo. Poi a metà prezzo. Stiamo scherzando? Poi ho preso sempre a metà prezzo, sì, costavano 4,99, l'ho pagati invece che 5, 2,50. Questi calzini da casa rosa pallido, non so se si vede, sono rosa, sì, è un rosa molto molto chiaro, quasi bianco, con la pecorella, carino. Cosa si vede adesso? Così per casa, poi a metà prezzo. Tutti i calzini per casa. Due sacchetti li abbiamo fatti fuori. L'unica cosa che non ho preso in saldo, però l'hanno messa in saldo in blu e sempre in questa fantasia dei leggings più o meno, l'ho presa a prezzo pieno, 19,99, che è il vestitino che ho visto che hanno un po' tutti. C'è la Terranova, c'è la Pinky, c'è anche H&M. È il vestito un po' salopette, questo vestitino qui, che mi piace tantissimo, non so se lo vedete, molto molto carino. Questo l'ho preso a prezzo pieno, mi piaceva troppo, 20 euro. The Zenis, basta, tre volte mi sembra sufficiente. Poi Pinky, una dei Pinky ce l'ho addosso, che è scusatemi, il cardigan che ho addosso con le taschine. C'è anche in altri colori, però io l'ho preso nero che lo posso abbinare. E questo l'ho pagato invece che 25,99,
l'ho pagato 15 euro. Se li vedete. 15 euro. È comodissimo, morbidissimo. Lo cercavo ovunque, un cardigan nero semplice, finalmente l'ho trovato. C'è anche bordeaux, che è carino bordeaux, però io preferisco andare sul sicuro così posso abbinare. Poi non sono una cima con gli abbinamenti, quindi mi devo trattenere. Sempre da Pinky, questo negozio qui. Sotto saldi, sotto Black Friday, mi dà molte soddisfazioni. Ho preso questa maglietta qui, bianca, con scritto influencer. Magari fossi influencer. L'ho pagata invece che 5,99 3 euro, anche se avevano scritto 8, però 3 euro. L'ho pagata 3 ed è carinissima, influencer. Poi l'ho presa larga perché a me è molto scialla, molto tranquilla. Poi io le t-shirt le uso tutto l'anno. Ho preso un'altra t-shirt. City is an urban jungle, where I'm the queen. Questa invece che 5,99 sempre 3 euro con il 49% di sconto. Nera e bianca, poi le magliette si usano sempre. Molto molto apprezzata. Da Pink ho preso queste tre cose qui. Addio Pinky. Ha degli stivali molto carini Pinky, dategli un'occhiata, quelli scamosciati con il tacco. Io la butto là. Poi mia zia mi ha portato il regalo di Natale. Mia cugina lavora da camomilla, questo negozio è molto carino. Mi ha portato il regalo di Natale, che è questa maglietta maglioncino nera e ha tutto l'intreccio davanti. È una M, dovrebbe essere. È una 44, sì, una M. Molto molto carina. Non vedevo l'ora di metterla, sinceramente. Poi andiamo avanti con Zara. Ho fatto un ordine online, la signora gentilissima mi ha fatto il sacchetto per portarlo a casa. Questo costava sui 40 euro, l'ho pagato 23-25. L'avevo già visto primavera scorsa, ma non mi aveva convinto, forse perché avevo fatto la taglia sbagliata. Ho preso una M ed è il giubbotto di jeans oversize, molto molto bello, è bellissimo. Io indosso anche se è sul cardigan, è stupendo. È veramente bello, mi piace tantissimo. Poi è di quelli stanno larghi. Io ho un giubbotto di jeans, ma sono quelli altezza vita. Questo è morbidissimo, mi piace un sacco. L'avevo provato M, no, l'avevo provato L, però risultava troppo grande. Quando sono dimagrita non so più che taglia ho. L'ho provato M ed è bellissimo, bellissimo. C'è anche in nero se vi interessa, però io lo volevo prendere jeans, color jeans. È molto molto bello. Aspettavo i saldi per accaparrarmelo, me lo sono accaparrato.
negozio della mia città, questo qui, con le borse molto molto carine, ho preso il cappotto Teddy che usano tutte, chi più corto, chi più lungo, c'era anche la versione più lunga, ma io ho voluto prendere questo, l'ho pagato 29,90, che ho visto negli altri negozi sta a 40, questo come questo a 3/4, io l'ho pagato 29,90 ed è molto molto bello. Non so se lo vedete, ve lo chiudo un attimo, è bellissimo. Non avevo più cappotti perché erano andati via, perché non mi andavano più di spalle, però questo è bellissimo e arriva a 3/4, mi piace molto. Ce l'hanno praticamente tutte, solo che è abbastanza primaverile, autunnale, proprio primo autunno. Come fanno a mettersi d'inverno? Non lo so. Però mi piace, anche se va più oversize questo, però questo non mi dispiace. È molto bello. E poi l'effetto teddy bear che va tanto quest'inverno, l'ho visto praticamente ovunque, su felpe, su cappotti, giubbotti, di tutto e di più. Poi altro acquisto da Lidl, ho preso a 14,99, questo non lo ricordo, la tuta di cuniglia, che c'è anche nella variante verdolina e salmone, ma no, l'ho presa blu con questi, tutti questi dettagli in strass. Questi sono i pantaloni, molto molto carina. E ho preso la, che è tutto insieme 14,99, preso la felpa sempre con i dettagli sbrilluccicosi, preso una L, mi sta abbondante, quindi va più che bene. Poi ho preso sempre sui 15€ anche questi due reggiseni sportivi della linea, quella sportiva della Lidl Cricut, il modello è questo. Ce ne sono due, c'è così, c'è grigio melange e c'è fucsia. Io ho preso i due neri che mi servivano, ce l'ho già colorati, non mi servono colorati. Poi nello scatolone in offerta 2€ ho preso queste, tutto un set di spugnette della Mio Mare, l'ho voluto prendere 2€. Non saranno fantasmagoriche, ma 2€ non potevo dirgli di no. Partiamo con la saga delle magliette da uomo. Mio fratello ha fatto un po' di censimento del vecchio armadio. Ho trovato un sacco di magliette taglia M da uomo e mi stanno M da uomo. Le volevo utilizzare per i video. Magari fatemi sapere se vi piacciono. Questa con Daffy Duck, che è carinissima, molto molto carina, con Daffino arrabbiato. Poi questa della Carlsberg, non potevo lasciarla lì, mio fratello non la usa, la voglio utilizzare io, anche se il bianco e il verde non sono i miei colori, non li uso quasi mai. Poi sempre tutte, sono tutte M, perché la M da uomo mi sta, ho notato. Blu dell'Adidas, che carinissima, mi piace un sacco,
Invece il nero sarebbe stato meglio. Poi, come non poter volere questa? Se non sapete, io ho un'adorazione per Batman, uno dei miei supereroi preferiti, non c'è niente da fare. Questa di Batman, con il profilo di Batman, che è carino. Questa è un po' più attillata, già molto più larghi, più comode. Questa mai utilizzata di Angry Birds, mai utilizzata, c'è anche il cartellino, era troppo carina. Fatemi sapere se vi piace come idea, le metto tutte per fare i video. Insomma, sembrava carino, tipo col carino nella maglietta. Mi sembrava una cosa carina. Questa col bimbo che c'è scritto Cipo e Rax fight for your right without fear. Carina, mi piace, anche se è verde. Carina, molto carina, sembra più femminile. Una delle ultime, ce n'è un'altra grigia ma l'ho già usata, con la scritta New York. L'ho già utilizzata. Questa non la potevo lasciare lì. Della Hard Rock Café Paris. Questa è più larga? No, tutte M. Però mi stanno. Non potevo lasciarla lì. L'ho presa io. Ultima cosa. Questa sciarpina molto fashion. Metterò tutto a lavare così le posso utilizzare finalmente. Bello, bello. Primo round di saldi di abbigliamento, principalmente, è finito. Niente, è tanta roba, sì, ma l'ho fatta da quando sono iniziati i saldi adesso, quindi nell'arco del tempo. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto con i vostri acquisti saldosi. Sono molto, 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 molto curiosa. Molto. Anche se non devo più spendere, perché voglio racimolare un po' di soldini per un altro upgrade del canale. Quindi devo tenere ferme le mani. Iscrivetevi al canale che mi fa un sacco di piacere, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!